AEW Italian Podcast presenta Elite Friday. Ogni venerdì mattina alle 9 un podcast in italiano dedicato alla All Elite Wrestling. Elite Friday, episodio numero 97 bis, perché abbiamo già fatto il numero 97 un paio di giorni fa. Abbiamo parlato di quello che è successo a Impact e quelle che potrebbero essere le prossime avventure e disavventure di Kenny Omega sul fronte Impact. Oggi siamo qui invece per fare la review di Dynamite, come tutte le settimane. Io sono Stefano, la voce di AEW Italian Podcast. Al mio fianco c'è Fabrizio, cui do un caloroso benvenuto. Ciao Fabri, a te un caloroso benvenuto. Ciao Stefano, grazie. Ciao caloroso benvenuto. Allora, è caloroso anche perché qua, dove sono io ora, ci saranno dai 4.000 agli 8.000 gradi. Mi sono dimenticato di accendere il condizionatore, ma visto che ce l'ho lì, a breve faccio un allungo. Io ho un ventilatore che mi sta puntando in faccia, ma mi sta sparando aria calda. L'allungo lo faccio adesso. Deve essere un phon questo, non lo so. Comunque, un bel pensierino illogico quello di avere così caldo, essere qui comunque imperterriti a fare questo mestiere bellissimo del podcast. Allora Fabri, penultima puntata all'interno del blocco del fine settimana, quindi penultima puntata, però ultima del venerdì sera. Prossimo giro, il podcast di giovedì sarà bellissimo. E poi a trovare qualcosa di cui parlare giovedì. Le abbiamo finite tutte, ma non è un problema. No, invece domenica vi daremo l'orario esatto in cui faremo l'ultimo podcast, diciamo verso fine della settimana. Ci stiamo avvicinando a grandi passi all'episodio numero 100, un episodio che sarà serale di giovedì sera, molto probabilmente l'8 luglio, e vedrà un po' di, come posso dire, ospiti a rotazione. Faremo delle carrellate di ospiti, parleremo di quel Dynamite, parleremo di un sacco di cose, però diciamo che ce la giochiamo un po' con gli ospiti e vediamo un po' che cosa salta fuori. Una puntata un po' particolare, speciale, cerchiamo di portare a casa un buon risultato di tanta gente che ci viene a raccontare un po' come vi sto. Cerchiamo di portare a casa il risultato, proprio come assolutamente. Non ti spandere, ma è probabile. Sono disfatto in questo momento, è stata una giornata devastante. Siete voi a riscaldare l'ambiente perché siete tipi calienti, molto calienti. Io poi soprattutto in questo momento sono molto caliente. Ho fatto anche la mattinata fuori. Siamo andati a vedere un museo a cui stanno cambiando, tra l'altro, l'impianto di condizionamento. E quindi bene. Nelle prime stanze c'è fresco. Andando in là, cioè, le prime stanze è veramente poco rispetto a quanto caldo c'era. Io mi sono cotto. Giuro, mi sono cotto anche stamattina. Ma imperterrito sono qua. Con la faccia da sonno, la voce addormentata, la voglia abbastanza alta in realtà di fare il podcast, e Fabrizio che coprirà tutto quello che io non sarò in grado di fare, quindi probabilmente parlerà il 98% lui del podcast, è probabile. Allora, due cose da dire, poi partiamo. Weekend di problemi tecnici in studio da noi, quindi non siamo riusciti a far uscire tutto, avete visto il mancato salto nel buio, mancherà oggi la riproposizione del Late Night Show. Da domani cominciamo a recuperare tutto. Recuperiamo e buttiamo fuori, quindi avrete anche 2-3 contenuti al giorno per i primi 2-3 giorni della settimana. State tranquilli, siamo ancora molto molto caldi. La seconda cosa invece, abbiamo un gruppo Telegram a cui potete accedere attraverso i link che trovate in descrizione a tutti i nostri video e a tutti i nostri podcast. Se avete Telegram vi basta schiacciare quel link, se invece non avete Telegram vi tocca scaricare Telegram e poi andare a cliccare quel link. Se ci cercate coi pollicini sulla tastiera non ci trovate perché è un gruppo chiuso e privato, però è accessibile. Se però provate con gli indici, forse. Sì, e però è difficile tenere il cellulare e usare gli indici, invece tenerlo... Ma se lo tieni fermo e lo tieni appoggiato e vai con gli indici. Mi sembra troppo azzardata questa casistica, Fatelo, provate anche con gli indici.
Ok, in descrizione trovate il link, se no ci cercate con gli indici sul cellulare, con i mignoli, ci fate sapere con che ci avete cercato. Con i medi che non li mostriamo, con i medi e con gli anulari, abbiamo con gli anulari anche, perché sennò poi ci restano male. Io non riesco a muoverli da soli. Con gli anulari, esatto, con gli anulari, io il destro lo muovo a fatica, il sinistro invece, però no. Ma non è l'età, Fabri, è l'età. È l'artrite che non ci fa alzare più. Assolutamente, non diciamo cos'altro oltre alle dita. Bene ragazzi, entriamo dentro Dynamite. Primo match della serata, un cage fight match. MMA rules, più o meno. Sì. E lotta ovviamente molto più improntata su un MMA wrestling. Ho letto delle cose aberranti riguardo a questo match, che peraltro non è neanche stato male. Mi sono divertito un sacco a vederlo. Il match è stato un match di wrestling nell'MMA, ma ho riso un sacco perché c'è qualcuno che millanta cose del tipo ma l'Hurricane Rana non si può fare nell'MMA. Come no? Cioè, è chiaro che è difficile connetterla, ma potenzialmente si può fare di tutto. È una proiezione, escluso, cioè, escluso i colpi bassi, si può. Non è un calcio nei colpi bassi, esatto, si può fare. Perché? A rischio, rischio e pericolo di chi la fa, perché certo. Soprattutto nei pesi massimi, uno che mette le gambe qua, cioè è morto, non ci mette manco un attimo. Cioè, non ma è... si può fare, non è un problema. Certo. Così no, come si può usare la gabbia a vantaggio. Non ci io ho sentito il Superman Punch. Io ho sentito il Superman Punch che non si può fare. Come non si può fare Superman Punch? È stato importato dall'MMA? No, incredibile. C'è un'ignoranza intorno alle cose che... Mamma poi è ovvio che se si parla di regole, eccetera, ok, non c'era il discorso dei giudici, ad esempio. E tutto quello. Ma è wrestling, ragazzi, è wrestling. Cioè, ma santi Dio, santi Dio. Mentre invece ciò che accade... come storia, è una storia che prosegue tra l'Inner Circle e il Pinnacle, con il Pinnacle che va e stavolta colpisce molto molto duramente, perché ancora una volta va a prendersela con una persona che ha, oltre, lo sappiamo essere un personaggio ormai ritirato, anche dei gravi problemi fisici, e quindi aggrava un pochino la posizione. Al Parkinson non è un segreto, ha detto una cosa. Aggrava un pochino la... così... la situazione, però la faida sta andando avanti a gonfie vele e si sta sempre più indirizzando da quella parte lì. Allora Fabri, un tuo commento, come hai preso l'annuncio del primo match che ci sarà e come vedi la possibilità che vada a finire il primo match tra MJF e Sammy Guevara? Allora, immaginavo lo tenessero, facessero la prima parte in una puntata settimanale, quindi non in un pay per view, perché poi che sia un auto, sia addirittura più avanti, sarà il culmine della fada MJF Guevara, ma molto lo vedo che o finisce in maniera sporchissima a favore di MJF, anche perché o per all out, ma credo prima, credo più un Fighter Fest piuttosto che un altro pay per view che faranno in questo periodo, poi andrà a battere Jericho per riproporsi ovviamente poi contro Guevara, o se no una squalifica, che sia doppia squalifica di uno dei due, un limite di tempo, qualsiasi cosa sia, però non finisce certamente pulito, perché devono lasciare aperta la porta al loro scontro, che sia appunto o di All Out o addirittura Full Gear, anche se credo che All Out sia anche giusto chiudere tutto, perché se no poi diventa troppo, non, ormai gli scontri uno contro uno, due contro due li stanno già facendo, li hanno già fatti, quindi poi diventerebbe, non essendoci nemmeno titoli di mezzo, diventerebbe troppa duratura, la gente comincerebbe a stufarsi, anche giustamente. E quindi... Allora è vero, però dico, come diavolo si fa a non farlo finire in qualche modo pulito? Perché comunque se tu lo fai finire pulito, magari con la vittoria di MJF, tu crei un precedente incredibile, puoi lavorare molto per il discorso di lancio di Sammy Guevara, e sarebbe l'unico momento in cui farlo perdere per poi però farlo brillare in eterno. Quindi insomma devono gestirla bene e comunque decidono di farlo, perché se
c'è una vittoria pulita, va spiegata molto bene, certo. E deve essere ovviamente vinto da MJF. Anche perché con la vittoria pulita, con la vittoria pulita, quando MJF batterà Jericho, come fa a dire, ci vediamo al pay-per-view, hai già perso, pulito. Invece se perde sporco, ci sono le squalifiche, Guevara s'aggrappa a quello, MJF più di tanto non può dire, può dire sì, t'ho battuto, però poi... Sì, si prospetta veramente un match complicato nella gestione, perché comunque lo fanno, devono farlo molto bene per non mandare in vacca una storyline molto bella finora, perché comunque è molto bella. Riguardo i due big, ha vinto quello giusto, diciamo. Sì, è stato... No, vabbè, gli sarebbe, se avessero fatto vincere Wardlow, credo che la Bellator sarebbe implosa su se stessa, avrebbe preso Tony Khan, ci mancherebbe altro. No, avrebbe preso anche Wardlow, l'avrebbe mandato contro qualcuno. Avrebbe preso Wardlow? Avrebbero sfasciato tutti i ricorsi contrattuali e pubblicitari con Hager, sarebbe scoppiato un casino. A noi non ce ne frega niente, ma sarebbe scoppiato un casino di dimensioni assurde. Vero, verissimo. E mentre invece per quanto riguarda il match in quanto tale, mi ha divertito, forse doveva finire la terza ripresa e non la seconda, per dare un minimo di credibilità in più. Mi è spiaciuto che la prima volta la connessione con questo triangle choke non sia andata a buon fine, che Wardlow sia uscito, perché con chiunque, sì, ecco, MMA... questa è la parte, esatto, questa è la parte che non dell'incontro, che se lo vuoi mettere con in regole comunque MMA, escluso il discorso, gli cede, punto, cede, si addormenta, qualsiasi cosa sia, non ci si pensa minimamente. Ricordo Suplex 79, sì, assolutamente. Sì, assolutamente. Superman Punch è pratica, ma Superman Punch, se ci fai caso, è in tutti gli incontri praticamente, qualcuno ci trova. È una sempre delle mosse meno efficaci, eh? È per questo che meno per me non è una finisher da... L'ho visto efficace, non mi ricordo in quale incontro, solamente una volta, ma perché è riuscito ad andare a segno proprio a sorpresa e poi da lì ha cominciato a scartavetrare di più. Comunque non è una finisher. No. In nessuno sport, neanche nel tennis. Lo provo a fare. Anche se è lenta, perché comunque come mossa è lenta da fare, cercano il fattore sorpresa con Superman Punch, solo questo. Sì, sì. È un po' come tirare di punta. È un po' come tirare di punta nel calcio, no? Sì, oppure lo usano per poi magari provare a tirare un altro pugno, cioè fare comunque messa un po' così. Sì, o per tenere le distanze, cosa molto più facile. E anche secondo Paolo ha vinto quello giusto, anche nel modo giusto, a lui è piaciuto. Sì, ma io sono abbastanza d'accordo. Credo che molte delle critiche siano per criticare, basta, cioè non abbiano un vero fondamento, no? E tanto no, lo sappiamo, cioè, benissimo. Allora, che se mi chiedi, vuoi rivedere un match così? No, non lo voglio rivedere un match così, certo. Sono una cosa di bene, ma manco sotto tutto. Cioè, non voglio già vedere l'incontro e stipulazione dal punto di vista del wrestling, figuriamoci di altri sport. Ci penso minimamente. Però come unicum va bene, cioè non mi ha disturbato tutto qua. Poi non mi ha detto niente, sono stati 10 minuti in totale, sì, perché quasi le due riprese, che ok, va bene, ci sono. Cosa succederà invece, lo diciamo subito a questo punto, tra FTR e i Proud and Powerful? Io credo che sia stato probabilmente il promo più bello della serata, quello che hanno costruito, che hanno costituito, promo preregistrato, montato molto bene, mi è piaciuto tanto e credo che abbia fatto davvero un grosso effetto. Da lì in poi, onesto, ho molto hype per questo match, perché se lo fanno bene come dovrebbero farlo queste due coppie, viene fuori un instant classic, insomma. Ma a me a prescindere che il promo tra loro due, lo so, purtroppo la puntata è stata molto piatta, però il promo tra loro due è molto probabile, tra loro quattro, molto probabilmente è stato il picco della puntata. Bene, il tennis in effetti è stato comunque il picco della puntata, la parte bella della puntata è stato il promo tra loro quattro, e poi altre uno o due cose che non so se analizzeremo, ma comunque sai che ci sono state. Però cosa mi fa più paura? Per assurdo, quelli più sicuri. In questa fight a me fanno più paura gli FTR.
Perché gli FTR all'inizio, soprattutto quando hanno vinto i titoli, si sono dimostrati molto ma molto piatti. E se anche con i Proud and Powerful le loro prestazioni restano piatte e lineari, ne risentono i Proud and Powerful più che altro. Perché io comunque li reputo migliori degli FTR, a prescindere, quindi poi, ma è un gusto mio personale, quindi ci mancherebbe. Però mi fanno più paura gli FTR, perché loro vanno veramente a settimana come sono in forma. Questo abbiamo visto quando sono stati campioni, vedendolo tutte le settimane. E loro vanno veramente a settimane. E se lottano nella settimana che non riescono a trovarsi con i Proud and Powerful, ovviamente ne risente l'incontro. Quello per forza. Purtroppo una grande verità, e speriamo che ciò non accada, anzi che No, si no, trovino ci super in mancherebbe. forma tutti. Anche perché lo stile dei Proud and Powerful è un stile brawler, però anche improntato verso dell'agilità fisica, quindi, e loro avendo uno stile classico, cioè riuscirebbero a complementarsi molto bene. Sì, Però no, ma loro potenzialmente sono un ottimo schema di match da pay-per-view proprio, subito. Senza manco pensare a Dynamite, quindi ottimo. Speriamo che riescano ad arrivare proprio lì, proprio dove vogliamo che arrivino. E Hangman Page è stato ancora una volta, diciamo, vittima di parole da parte di Taz. E la prossima settimana, fra 2 settimane, non mi ricordo, dovrà andare contro Mi Powerhouse pare che faccia parte di quello di Hobbs. E sabato sabato prossimo. non c'era Brian Cage. Se Brian Cage non fosse andato via a inseguire il suo compagno di stable, Ricky Starks, Non c'era avrebbero perché stava vinto, ancora sarebbe andato. seguendo. Non c'era perché stava ancora seguendo Starks a passo normale, senza correre. Sì. E, no, ma infatti dopo un paio d'ore è arrivato lì. No, Sì. dove erano loro? E poi è proseguito. È andato per registrare E Dynamite. Oh, è andato. niente. E allora c'è Dynamite? No, non c'è. Come mai? Sei arrivato a piedi, stavi camminando. Sta di fatto che lui praticamente Brian Cage è al momento allontanato, schegge impazzita, pronto a fare danni barra disastri. Occhio, perché ho letto una cosa su internet che mi ha spaventato a morte, che se comincia a serpeggiare mi spaventa a morte, cioè Brian Cage inglobato in un grosso dark order con a capo Sting. Sono stato male appena l'ho letto, io te lo dico Fabri, ho Cioè, anche avuto un perché di fatto mancamento. sarebbe anche, cioè, Page non fa parte dei Dark Order, ma è amico dei Dark Order, quindi farebbe parte poi. Di fatto, ma io, Page Jobs, ovvio che in un mondo normale Page vince pochi minuti, Page batte Hobbs, non si pone il problema. Ma visto che interverranno i vari Starks, bisogna vedere poi il suo collo come è messo, se può ancora fare, se può già fare qualcosina. Hook, eccetera. Cage interverrà stavolta definitivamente contro Hobbs, ossia post incontro, durante l'incontro. Questo sarà Sì, il. lanciatissimo, lanciatissimo, Non lanciatissimo. si pensa manco 2 minuti, quello è. E, però a gestire così Page mi fa sempre più pensare che noi avevamo previsto Full Gear barra Revolution, ma lo sai, mi sa che Omega Page se lo giocano all out. Può Mi darsi. sa che Omega Page solo giocano all'out. Che a Omega adesso diano sì, Guevara, Jungle Boy, e poi durante i Fighter Fest e quelli lì magari ancora uno o due persone. Ma dopo proprio aver visto quella parte lì, più che altro di Page quando era con i Dark Order, non tanto la parte Taz, mi sa che adesso Page cominciano diciamo a ripusharlo, però mi sa tanto che sarà lui all out, sta sensazione. Poi Ma magari mi sai, sbaglierò sicuramente. ha già fatto uno dei match più belli di Double or Nothing. Eh sì, me lo Adesso faccio magari è prendere un po' più perché. libero di testa per il fatto della fi del figlio, figlia, non so quello che sarà. Magari prima era più preoccupato, Non più. ci sta. Magari voleva defilarsi un pochino. Però, caspita, lui deve partire adesso. Deve partire la sua carriera, appunto. Non c'è niente da fare, deve proprio partire. Comunque Paolo dice di una storyline molto interessante. Cage si deve emancipare e riunirsi con suo fratello Christian per fare la Ma Cage Family. di fatto contro il Team Taz c'è ancora Christian Cage, non aveva mica finito.
È molto niente. Adesso me tardi, eh. Sì, adesso metterò, però tendenzialmente Christian Cage è... potenzialmente ancora. È che purtroppo Team Taz, se non trovano un sostituto di Cage, Starks ok, bravo, però chi hai? Starks è uno giovane come, come Hobbs, e ci metti qualcuno di giovane. Nuovo e però hai Hook, che per quanto sia io che te diciamo attenzione a Hook, perché Hook mi sa che diventerà bravo vero, però non ha ancora fatto niente nel mondo del wrestling, quindi non si starà ancora allenando, quello è. Quindi non puoi mettere un stile leader. Cage era più o meno il leader, se vogliamo definirla così. Trovare un sostituto di Cage non è facile. Ce n'è, possono metterci chi vogliono, però... comunque no, ma penso facile. Che comunque rimarrà Ricky Starks come punta di diamante e gli altri due di contorno. Sì, che ormai... poi sono tutti e tre giovani alla fine. Poi sono tutti e tre giovani. Uno è giovanissimo, gli altri due giovani. Quindi... No, assolutamente. E in effetti stanno molto io infatti mi auguro, ma non è il discorso dello stonare, è tanto il Dark Order, cioè non è più il Dark Order come è nato, ma stanno anche perché adesso sì. C'è un po' comedy comunque non sta bene con Christian, con Brian Cage, ma Brian Cage un po' una parte comedy lui ce l'ha, cioè non è quello che stonerebbe se il Dark Order fosse la stable come è nata. Ma parlo ancora proprio di pre Brody Lee, cioè come è nato il Dark Order. Sì. Come è stato introdotto il risolto? Perché per assurdo è con Brody Lee che poi è cominciato tutto il delirio, tra virgolette. Sì. Sembra proprio che gli abbiano dato in mano le chiavi della stable. Noi l'abbiamo portata fin qui, ora vai tu, e lui abbia deciso come farla girare. Sì, dare più una e poi su Bing perlomeno è Bing Delete, il delirio più totale, poi all'inizio invece sul ring no, ma... E poi tolto Brody Lee è rimasta la parte comedy tra Colt Cabana, John Silver, cioè comunque Alan Angels è molto bravo nella parte comedy. Alan Angels tra l'altro aveva detto giusto questa settimana su Twitter, fa no io non ho più niente a che fare con voi lì perché io partecipo al vlog, quindi si è dissociato dal Brody Lee. Fantastico. Ormai hanno le, come si può dire, le esclusive tra uno e l'altra cosa. Esatto. È lotta d'ascolti vera. E nelle ultime settimane è meglio il vlog, gente. Io vi segnalo che nelle ultime settimane è meglio il vlog di Bing Delete. Quindi i Bucks e Cutler devono darsi una svegliata. Ma Ethan e Adam sono figli di Dallas Page? No, fortunatamente no. Sì, è vero. Five ha anche ricevuto un complimento da Hangman per la giacca nuova, sempre molto inerenti al wrestling, sempre. Più che Cage a fianco a Sting nel Dark Order metterai Lance Archer con un perché non tutti e due? Perché se lo vuoi far allargare ci metto anche lui. Se li metti vicini poi si allarga parecchio anche, esatto, fisicamente. Le porte devi allargare. Ah sì, devi allargare tutto. Scusate, però col caldo berrò 56 volte. Don't worry about it. Ok. Cosa è successo dopo? È successo che Cesar Bononi ha perso attraverso un Superman Punch di Orange Cassidy, che è molto più fastidioso di un Hurricane Rana all'interno della gabbia. Soprattutto messo da Cassidy, che per quanto gli possa volere un bene della Madonna, non ha quella stazza fisica da buttare giù Bononi con un Cesar Bononi. Esatto, e non solo quello, cioè ci sono un insieme di mosse che credo non facciano bene i lottatori che le eseguono, come per esempio la coffin drop di Allin, che è insomma un po' così cos'ha. Come diceva Draco che leggeva, è vero, per Draco comunque era nel suo gruppo, cioè la coffin drop di Darby Allin per stendere uno grosso, come può essere anche Ethan Page, perché comunque rispetto a Darby Allin è 12 volte tanto, e non gliela devi fare una volta, ne devi fare 3-4 volte, cioè lo prendi proprio a inerzia, una volta dietro l'altro. C'è da dire che è più efficace di base di una Frog Splash, perché la schiena è più dura. La schiena è più dura, poi si butta un po' più verso la scapola, quindi magari c'è... Io non... Come è andato questo match, tra l'altro? Parliamo già del match? No, parliamo di Orange contro Bononi. Ma poi bene, cioè,
no, ok, vabbè, ma è andato bene, nel senso è andato come doveva andare, come, cioè, Per me è abbastanza cioè nulla bene, cosa, Nico. bene per l'incontro, ma cioè, questa purtroppo è stata la puntata del nulla. Cioè, se facessimo gli stronzi, analizzassimo, abbiamo già parlato della parte FTR, Proud and Powerful, e il resto ce lo prendiamo proprio, cioè, senza fare molto, senza dire molto. Purtroppo le puntate del venerdì, io ecco, nelle puntate del venerdì, io però, visto che tanto loro sanno perfettamente che ascolti, eccetera, sono ovviamente ben che vada dimezzati, secondo me avrebbero dovuto usare qualcosina di più con gente che magari non si vede mai, ma abbiamo già parlato. Quelli che magari vedi più ad arte, che sia i Sonicis di turno, i Janella, così mettili lì il discorso, come dicevamo giovedì, Omega per la parte di Impact, va bene, se devi far apparire qualcosa, falla lì. Non avrebbero dovuto osare di più da quel punto di vista, proprio fare tante prove, perché tanto lo sapevano già che gli ascolti erano quelli, cioè, no? Attenzione perché Peter Avalon è MVP Assolutamente, dell'evento. assolutamente, Assolutamente assolutamente. sì, è simpaticissimo, è un personaggione. E, però devo dire una cosa, devo fare un plauso a Bononi. Si sta veramente comportando molto molto bene, non può fare molto di più di così, eh? Non è No, che lui gli è così, aspetto. sul ring è quello, non possiamo aspettarci. Però lo fa bene. Quello che deve fare la sua parte la fa molto bene. E anche tutta la cricca, quando non è impegnata sul ring, quella intorno a lui, non è male, non è affatto male. Quindi personaggi del genere ci vogliono nel wrestling. Quindi bene così. Sono contento che questo mese abbiano puntato un po' su di loro, diciamo per trovare un po' Ecco, il sì, ecco, quello che cuore di dicevo questo prima, la pubblico. parte Bononi, Avalon, eccetera, avrebbero dovuto. Sappiamo perfettamente che se li vedevamo ci finivano un po' negli sticazzi, però anche per dargli in pasto al pubblico. Lì ci stava un 4 contro 4, Sì, potevano metterli dove faceva tutti. mettere la Statlander contro Peter Avalon soprattutto. Sì. Ma visto che comunque, soprattutto anche lì appunto in Being the Elite, Avalon ci sta riprovando con Liva Bates, per una volta metti un attimo Liva Bates come donna se vuoi. Sì. Puoi giocartela, Sì, assolutamente sì, senz'altro. assolutamente sì. Mentre invece, dai, parliamone di questo handicap match. Ah, bisogna parlarne. Non è andata male. Se io ti dicessi che è andata male, direi una stupidata. Il match è stato fluido, gradevole, però è un handicap match e io di base non li godo. No, io non li godo, gli handicap match per me dovrebbero durare molto meno, anche se, cioè, ecco, dovrebbero durare di più solamente se quello che è da solo è appunto è il classico gigante alla Braun Bo Kane, Strowman. Big Show, Braun Strowman, che intanto il nostro amico Mark Henry fa di tutto perché le due parti si Madonna amano, Tony Khan ama mia. Braun Strowman, ama la Lelit, tutto ad un tratto abbiamo scoperto, vabbè pazienza, ce ne faremo una Indie ragione. anche. Pare che E abbia le chiesto 10.000 dollari per andare in una show indie. sai che glieli danno di filato proprio, 10.000 subito. E quindi niente, appunto, se ci fosse uno grosso grosso, ovviamente lo squash match no, ma tenendo conto due come i Tampage e Scorpio Sky, che marcamente parlando sul ring i Tampage è meglio di Darby Allin, Scorpio Sky e i Tampage, scusatemi, e Darby Allin sono lì lì, mi dispiace per le vedove di Darby Allin, ma sul ring sono lì lì, ecco. Però vabbè, è andato, è durato troppo, però è andato, fortunatamente ha perso lui, c'è stato un attimo che ho pensato che ce la facesse e lì avrei inveito Quello in maniera delle fascette, immagino. quello delle fascette, dove poi Tampage comunque è riuscito a togliere dallo schieramento Scorpio Sky, io ho tremato tantissimo, ho detto no, se lo fanno diventa un precedente che non riesco a perdonare, molto probabilmente. Cioè, non... Tutto è bene quel che finisce bene, però. Sì, no, poi alla Diciamola fine è così. andato come doveva andare. Ecco, Sì. però mi hai fatto questo, il senso era che lui non voleva Sting, come Sting non si è presentato, ha mantenuto la sua promessa, non si è proprio manco visto, quindi è stato a casa, come gli ha detto, mantenuto la sua promessa, non si è presentato nemmeno un fantomatico partner da affiancarsi a Darby Allin, però finito l'incontro, in teoria qualcuno forse doveva uscire.
o Steam stesso piuttosto, magari. Destiny, appunto, no, perché era a casa. Vabbè, era a casa quello. O un Archer, vado a dire, perché Archer, col discorso che si era un po' unito, magari. Invece no, finito l'incontro, c'è stato lo sticazzi più totale. Finito l'incontro, basta, via. Finito l'incontro. Credevo avesse una finito coda. L'incontro. No, finito no, l'incontro. No. Ma non per quale motivo metterò una coda? Purtroppo sì. Purtroppo c'è stato anche questo piccolo, grosso anche. E perché questa comunque è una storyline, non è una storyline della Madonna, ma è una mini storyline, quindi credevo. Cioè, in base a quello che è successo, la storyline è finita. Con Paige, Scorpio Sky, vincitori, rispetto a Darby Allin, ovviamente. Sì. L'attacco a Jungle Boy, preparatissimo e tutto quanto, non ci fa pensare che Jungle Boy possa vincere sabato, vero? No. Non vincerà, però, nonostante... No, non vincerà l'incontro, comunque. Vado a immaginare che sarà molto, molto, molto bello. E ecco, l'unica cosa è l'Omega che abbiamo visto contro Moose, tralasciando che sono avversari diversi, però l'incontro è stato registrato, se non sbaglio, 2 settimane fa, e non la settimana scorsa, quindi spero che in queste 2 settimane leggermente meno acciacchi di Omega, più che altro una velocità maggiore, perché allora non c'è nessun problema. Sull'incontro non c'è nessun problema. Sì, con Jungle Boy, se vanno alla velocità che devono andare entrambi, ci divertiamo. Omega poi si trova meglio con quelli piccoli, quindi... è un dato, sua carriera dice ciò, per i motivi non si sa quali, forse perché ha lottato in quelle categorie lì di peso, però lui si trova meglio in quelle situazioni lì, quindi non vado assolutamente sì. A quindi pensare a un brutto incontro. Andiamo, mi romperebbero le palle anche se ci saranno, perché purtroppo ci saranno, vado a pensare che però purtroppo interferenze varie tra Don Callis, Bucks, eccetera, e quello mi scazza, perché quando un incontro so già che parte bello, non mi hanno interferenze. No, le interferenze sono sempre problematiche, quello non ci piove assolutamente. Cosa è successo invece a Christian Cage? È stato ingabbiato. Incheggiato, sembrerebbe andrà a fare un lockdown match a... in TNA. Vabbè. Questa storia è già finita. Cioè, lui contro Matt Hardy, lui vince. Matt Hardy lo sfida nel compound oppure proprio in un cage match. Anche perché quando metti su una cosa del genere. 9 su 10, poi il cage match è abbastanza facile da pronosticare. Quindi, ma una roba di fighter fest o fight for fallen, cioè, non, sì. Ma andiamo alle calendriche. È lì che mi spaventa il discorso che potrebbero farlo invece, poi potrebbero fare qualcosa all out ancora nel compound. Io ci starei malissimo. Proprio non mi piace quella roba lì. Ma non credo, salvo il compound, secondo me lo vedremo usato quando, e quel giorno capiterà, perché intanto capita, quando anche Jeff Hardy farà una capatina, anche soltanto di una one night only. Allora è facile che li vedremo, magari una cosa simile. Mm-hmm. Ok. Parliamo dell'altro debutto, Fabri, del vero debutto. Brock Anderson si porta a casa la vittoria insieme a Cody, si porta a casa proprio lui, tra l'altro. E Si è capito in questo incontro perché lui non ha seguito le orme del padre, una mossa per poco infortuna solo. Mm-hmm. E vabbè. Ok, c'è stato l'incontro, grazie. Brock Anderson. Grazie mille per aver partecipato. Allenati ancora, perché comunque se è il primo incontro, c'è già un errore così. È un errore grave, è un errore che in teoria non era una mossa difficilissima, anzi. Quindi è un errore molto grave. C'è da lavorare tanto lì, ragazzi.
Lì purtroppo forse è stato prematuro mandarlo a Dynamite così, qualcosina gli si poteva far fare, anche di Dark Match, proprio senza andare a Dark e a Elevation e provarlo un po', provare quel match magari. Sì, no, mi fa specie perché comunque con la gente che ha intorno lui, e gente non parlo di Cody, gente proprio suo padre, Tully, Blanchard, sì sono amici nella vita reale, quindi comunque con la gente lì che non l'abbiano visto acerbo, mi fa un po'. Un po' specie, capisco che mi ha un po' infastidito il fatto che abbiano mandato una persona non pronta, non preparata, però vabbè, nel senso... anche perché nella faida appunto dentro tra i face ti ritrovi di fatto c'è solamente il Johnson, se non vai a mettere dentro un Shondin di turno al momento allora metti il Johnson. Infatti credo che abbiano fatto proprio qualche errorino di troppo in quelle circostanze. Lui non mi è piaciuto, peraltro. No. Non so cosa dici tu, non so cosa ne pensi. Ma no, cosa... Dopo, a prescindere dal boccio, non ha fatto niente da far vedere. I piedi erano messi male, cioè, tutte quelle cose. Sì, no, si vedeva male, le diagonali anche non hanno... Non è stato in grado di completarle. Ma no, si vedeva poi, ora... Non mi viene in mente come si chiama nel piede, perché non mi viene mai in mente, però il mignolo del piede mi dava sempre un po' l'impressione di... Boh, non lo so. E meno male che non era a piedi nudi, che sennò l'avremmo notato si vedeva chiaramente. No, poi ecco, forse era poco sciolto, dato che comunque sempre lì, magari sentì un DDP per... diciamo per diventare un po' più classico. Sì, almeno che poi però non ti mandi in Colombia a fare tutte le cure del cazzo. Esatto. Io sto bene con il DDP, boom. Ma un giorno morto. È bellissimo. Assolutamente. Quindi diciamo che abbiamo ancora un match, se non sbaglio. Ah, aspetta, ne abbiamo due di match, ma abbiamo anche il sit down di Jim Ross con Andrade. Promo in inglese. Con il fluente in inglese di Andrade. Promo in inglese, in inglese. Promo di Andrade, i sottotitoli per aiutarci a capire un po' cosa diceva. In alcuni casi è servito perché ha parlato in spagnolo. Era chiaro quello che dicesse, scusa la parte in spagnolo. Però non so per quale motivo ci hanno. Ho capito perché sotto le sue foto, le sue cose di Instagram, Charlotte scrive sempre in spagnolo. Non so perché, ma ho capito. È più facile che lei abbia imparato lo spagnolo che lui. Probabilmente, sì. Molto probabilmente. Assolutamente. Promo basico. Aspetta un attimo. Prevede anche un campione Winter is Coming, poi diventa papà. No, non credo che giustifichi, no, perché sarebbe mettere i campioni in quelle date lì è una gran minchiata, perché cosa fai? Li premi perché diventano papà o perché si sposano, qualsiasi altro. O come quelli che sono diventati campioni quando, perché è morto un padre o una madre, era capitato con Big Show, se ti ricordi, cioè è ancora proprio più... E lasciamo stare con Christian Cage, che in WWE ha vinto il titolo nel 2011 quando Edge si è ritirato e l'ha reso vacante. Il più famoso Rey Mysterio con Eddie Guerrero dalla parte, però comunque sono quelle cose che non hanno proprio senso, cioè non li premi così, non è che perché ora se è già prevista in quella data è un discorso, approfitti delle due cose ed è una festa diciamo totale, se però non è prevista no, cioè non la metti apposta, cioè proprio... Non dico altro, perché poi queste cose ci danno fastidio da una vita. Poi comunque dicevo, quello di Andrade, cioè alla fin fine, a prescindere dal suo inglese, spagnolo, eccetera, ha solamente detto che punta a tutti e due i titoli principali. Sì. Uno come Andrade, è giusto che abbia fatto questo discorso. Oltre alla sorpresa... Questa cosa toglie idealmente la coppia, ma lui dice, occhio perché arriva una sorpresa. Cosa ti ho scritto Fabri ieri mattina? Chi potrebbe essere la sorpresa? Sorpresa a te, mi hai parlato di gente come Toro e compagnia bella. Sì.
che nel discorso tutto che abbiamo fatto ieri Federation Wrestling, i primi che hanno abbandonato la baracca sono proprio quelli che hanno organizzato la cosa, ovvero la Fassion, no? Prima Andrade, poi Toro. Però faccio fatica a pensare, mi piacerebbe tantissimo, però comunque sono ancora Toro, che io sappia, ancora sotto contratto con la Ring of Honor, così come Dragon Lee, per quanto stiano lottando col contagocce, così come... Ah no, vabbè, Bandido non fa parte della Fassion, cioè Kenny King fa parte della Fassion, però anche lui è Ring of Honor, comunque è tutta gente che ce l'ha con la... e ha a che fare con la Ring of Honor, non so come siano i contratti comunque. Però con tutto quello che è successo, Bandido ha anche detto che lui in Messico non sa più cosa fare, perché ha chiuso le porte alla CMLL, e in più è successa questa cosa qua della Federation Wrestling, e quindi o se ne ritorna negli Stati Uniti, o se no c'è soltanto la AAA disponibile, quella è. Però Rush è ancora campione in Ring of Honor, quindi però bisogna vedere che contratto ha, se ha un contratto o se no, o se ha un contratto da free agent. Se ha da free agent, anche se è campione, può andare tranquillamente. Però non credo, più facile per me io l'ho sorpresa, la punto più su Teatrini, non credo che quella sorpresa sia un lottatore, perché anche il discorso di Vicky Guerrero, come ha detto lui, sì, vedrete, secondo me Vicky Guerrero poi presenterà di fatto Teatrini, e poi sarà lei che lo porta e lo accompagna, non più Vicky Guerrero. Può darsi, vedremo. Io ci spero comunque che sia una cosa bella, comunque vada, cioè che si trasformi in qualcosa di bello da vedere, in qualche segmento bello da vivere e così via. Mentre invece Fabri, Julia Hart contro Penelope Ford. Allora, match normale, anche un po' sul, no, non tanto bruttino, di un basico da fare paura, di un basico. È comunque quello che mi è piaciuto meno. Sì, mosse al rallentatore, soprattutto la parte Julia Hart, che ha 19 anni sta ragazza, non è che possiamo pretendere chissà che cosa. Hanno fatto notare subito il commento che non è parente neanche degli Hart. Si è visto? Si è visto. Tanti stavano chiedendo appunto se lei fosse in qualche modo facente parte di... No. Assolutamente no, quindi no, lei è veramente una cheerleader, l'ha fatto fino a pochissimo tempo fa, quindi atleticamente c'è, perché le cheerleader atleticamente devono esserci, quello per ovvi motivi, però è stato di un basico l'incontro, impressionante, appunto, mossa rallentatore, fare il compitino, stare attenti a non sbagliare nessuna delle due, ormai tanto Penelope Ford è questa, Julia Hart, vabbè, ovviamente abbiamo speranze di... che diventi brava, lei comunque ha 19 anni, però questo lo scopriremo nei prossimi mesi e anni. Penelope Ford però è quello. Sì, Penelope Ford non può raggiungere altre mete, se va avanti così, ad allenarsi così, anche il momento di gloria l'ha raggiunto e basta, sì. Quando ha fatto l'incontro con Hikaru Shida, è inutile, si è visto, non era preparata per arrivare lì, basta, adesso la sua dimensione è questa. Sì, decisamente sì. Invece Fabri, main event. Prima di farti parlare del main event, la domanda che ti faccio è: e Moxley? E Moxley è diventato, era la settimana dei papà. Sì, però tu mi dirai, Cody c'era e Moxley no. Sì. Non so quando l'hanno registrata la puntata. E però l'hanno avuto a distanza di pochi giorni uno dall'altro. E tra 4 giorni, sì. Io vado a presumere, non dico che l'hanno registrata dopo il Dynamite scorso, ma più o meno. O se non lo stesso secondo giorno. Secondo me sì. Il giorno dopo. Quindi tutte e due hanno avuto tempo potenzialmente di assistere sia al parto che partecipare a Dynamite. E Moxley non c'era... Anche qua l'incontro Kazarian, vabbè, è messo più che altro perché ce l'ha con i Bucks, però c'era solamente Matt Jackson, quindi avendocela col Bucks, c'era anche questo... Good Brothers. Sì, era anche con i Good Brothers, sì, perché avendocela con i Bucks, poi di fatto ce l'hai con tutti, a prescindere che i Good Brothers abbiamo provato a intervenire nell'incontro che hanno fatto da Dio, diciamo così, di Daniels, e però anche qua. Il livello non è stato alto come mi aspettavo.
No, no, io non mi aspettavo purtroppo livello alto, però credevo meglio allo stesso tempo. Allo stesso tempo credevo meglio, non si sono trovati per niente Kazarian, Penta e Kingston, ma più si va avanti, più Kingston si vede chiaramente che lui il tag o il trio, sì, in questo caso, cioè, proprio portato zero. E quindi hanno provato un po' Penta e Kazarian la parte diciamo, dei cambi, quelle cose lì, però comunque contro sul soporifero andante, perlomeno ecco, lo schieramento è stato fatto da quello bravo dei tre in singolo, anche da Carl Anderson, ecco, tanto da Sì, mettere. però è stato un po' così. Qui non c'è stata Aspettavo nemmeno la qualcosina di coda, più. anche qua, quindi no. È stato un incontro abbastanza terra Blando. terra, blando, terra terra, nessuna coda, tanto per finire la puntata. Sì, no, ma non mi ha entusiasmato questo episodio, diciamoci la verità. Non è stato il mio episodio del cuore. Sono No, finiti, quindi. forse delle tre puntate al venerdì, che La non sono state peggiore. nessuna delle tre, è stata bella, purtroppo bisogna dirlo, molto è stata la peggiore questa. No, anche proprio come a livello, a livello di storyline, escluso il discorso Inner Circle, portato avanti bene, è stata la parte Inner Circle, Pinnacle, poi basta, non c'è più stato niente. Sì, no, ma infatti puntata un po' così, un po' così. Bene, abbiamo finito le puntate del venerdì. Ce n'è un'altra ancora di sabato, per cui il prossimo appuntamento del giovedì e della domenica ci sarà, poi torniamo a regime normale solo il giovedì perché giustamente noi guardiamo facciamo le review di Dynamite e se Dynamite ce lo spostano anche noi gioco forza dobbiamo spostarci. Ma dato che il motto del podcast è ogni venerdì mattina alle 9, voi venerdì avrete un podcast che noi registreremo sabato, sì, noi registreremo giovedì pomeriggio qui. Non so cosa diremo, ma oh ragazzi, tanto potremmo anche doverlo fare alle 3 e non alle 2. Vi tengo aggiornati sulla radio. Sì, anche perché se non escono fuori notizie in questi giorni, la Abbastanza puntata eclatanti. non ha regalato qualcosa da dire, quindi Eh parleremo di come si chiamano i figli e la figlia di Moxley e Cody. sì. Assolutamente, Un assolutamente. aggiornamento sulle neomamme, qualcosa. Assolutamente, sulle pancine. Sulle pancine, ormai sono nei gruppi delle pancine. Sì. Va bene ragazzi, è stato un piacere, grazie mille Fabri per aver partecipato. Grazie a te Stefano, grazie a chi ci ha seguito, alla chat, ci seguirà quando la metti su YouTube, quello che è. Assolutamente sì, ringraziamo fortissimo la chat, vi abbracciamo tutti e ci sentiamo prestissimo con nuovi programmi sul lato vela del ring e ovviamente qui da noi, su AW Italian Podcast avrete almeno un contenuto al giorno tutti i giorni della vostra settimana. Grazie davvero di cuore a tutti.